ricambiamo. E ricambiamo, ricambiamo con molto affetto, cara Maria. Grazie mille, un grande bacio. Grazie. Ciao Maria. Sola. Grazie cara Maria, non sarai mai sola con noi. Ciao. Allora, un bacio. Abbiamo aggiunto un po' di sale e raccomando a tutti i nostri carissimi amici che ci seguono, sia per il baccalà che per lo stoccafisso, di tenersi sempre bassi con il sale. C'è sempre tempo per aggiungerlo. E un pizzico di pepe nero. Per quanto riguarda la signora, la nostra signora Maria Di Siano ha detto che è semplicemente un battuto di cipolla, della cipolla rossa tagliata a filangie, sottile sottile, del prezzemolo e del basilico tagliato grossolano, dei filetti di acciughe sott'olio, dei peperoncini e abbiamo fatto andare il tutto. Dopo pochissimi minuti abbiamo aggiunto le nostre patate tagliate piuttosto grosse e abbiamo aggiunto delle olive verdi e delle olive nere. Due peperoncini a chi lo gradisce, chi non lo gradisce niente peperoncini. E intanto io vorrei sottolineare per quanto riguarda la cottura di stoccafisso. La cottura dello stoccafisso e del baccalà è la più veloce che possa esistere tra tutti i pesci. Quindi preparazione molto veloce. Preparazione velocissima, non più di 10-12 minuti di cottura. Perciò può anche chi lavora, chi si ritira tardi, può comprarlo, portarlo a casa fritto, bollito con un filo d'olio extravergine d'oliva, una spruzzata di limone e il mangiare non dei ricchi, da re, da chi, di chi sa mangiare. Bravo! E io volevo anche dirvi che poco fa avete visto la spugnatura del baccalà. Per quanto riguarda invece lo stoccafisso, lo trovate nelle pescherie già spugnato, in quanto necessita di una spugnatura particolare che viene affidata a mani di professionisti del mestiere. Vi ricordo che in tutti i migliori supermercati e nelle pescherie che espongono il marchio Norge troverete questo baccalà e stoccafisso di Norvegia. Io volevo mi concedi un attimino, volevo ritornare al discorso di prima, perché dicono è il mangiare dei ricchi, costa caro. Assolutamente no, io voglio proporvi un giochino. Comprate un chilo di orate, un chilo di saraghi, un chilo di spigole, di quelle d'allevamento. Prezzo X, dovete prenderle, portarle a casa, pulirle, levare le branchie, le interiora, tirare via le squame, lavarle. Quando avete finito l'operazione avete perso il 30-40% del pesce. Non l'avete più pagato X, l'avete pagato due volte X. Al contrario, baccalà e stoccafisso, voi dovete solo andare dal vostro fornitore di fiducia, dal vostro pescivendolo, nel vostro supermarket dove vi servite abitualmente, lo comprate, lo portate a casa. Se è già dissalato e già spugnato, dovete solo prenderlo e cuocerlo, non dovete fare assolutissimamente niente. Se invece lo comprate da dissalare o da spugnare, avete un ricarico, perché voi ne comprate un chilo e ne avete un chilo e due, un chilo e tre. Pronto? Perciò io vorrei invitare i nostri telespettatori a fare questa piccola considerazione. Pronto? Buonasera, con chi buonasera signora, con chi parliamo? Pronto, signora, buonasera, sono la signora Franca da Rosarno. Franca da Rosarno, buonasera. Buonasera, benvenuta. Signora come Franca. Va? Cara Franca, ci sei? Franca. Lei un favore. Sì. Due. Siccome mia nipotina compie il compleanno, compie 7 anni oggi, vieni auguri. Per televisione. Come si chiama il tuo nipotino, cara Franca? Michele. Caro Michele. Aspetta che te la passo. Sì, caro Michele, caro Michele, tantissimi, tantissimi auguri da tutto MasterChef. Anche da parte mia, tanti auguri Michele. Grazie, auguri Michele, un bacio grande. Grazie. Caro Michele, ti stai divertendo in questa giornata di festa, il tuo compleanno, 7 anni. Sì. È grande. Ma stai diventando grande. E per diventare grande devi mangiare tanto stoccafisso e tanto baccalà. Perché è ricco di proteine e pochi povero di grassi. Pochi, quasi niente grassi. È quasi molto nutriente. Complimenti per la tua trasmissione. Grazie amore, grazie. Sei molto gentile. Allora continua a seguirci e ti faremo tante ricette questa sera, va bene? Grazie, buonasera. Ciao, ciao Michele. Ciao Michele, un bacio. Ciao Simona. Ciao Franco. Grazie, auguri buonasera. A tutti voi. Buonasera ciao, a lei signora. Grazie, buon Natale a tutti. Grazie altrettanto. Allora, caro Antonio, con questo sugo, questo stocco con le patate che noi stiamo facendo, tra poco andremo a fare anche
due linguine col sugo dello stocco qui i patati. Oh. Io lo dico in dialetto. Possiamo anche condire la pasta. Assolutamente quindi. Sì, anzi ne approfitto per dire un'altra cosa. I nostri vicini e cugini siciliani questo lo chiamano stocco a ghiotta. Ah, ecco, vediamo se la Sicilia risponderà a questo messaggio. Visto che parliamo di Sicilia, devo dire un'altra cosa. Lo sai che ci seguono persino da Giarre? Da Giarre? Da Giarre, perché l'altra sera che sono stato qui mi hanno chiamato a casa dei comuni amici, non siamo riusciti a prendere la linea. Da Giarre. E salutiamo i nostri amici da Giarre, io devo tutti salutare gli amici siciliani. In particolar modo a Sarina e a Carmelo. Da Giarre. E la loro figlia Cristina. Ciao, un bacione. Ciao a tutti, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Sono Franca da Cosenza. Chiara che abbiamo da Cosenza. Io volevo chiedere allo chef se mi può dare la ricetta delle polpette di baccalà. Assolutamente sì, signora. Io chiudo perché sento un po' il telefono disturbato. Se si tratta di baccalà e di stoccafisso, posso darle quello che vuole. Se vuole posso venire anche a casa a farglielo. Oh, sarebbe un onore per me. L'onore sarebbe mio, signora. Grazie, sempre gentile. Allora chiudo perché sento il telefono molto disturbato. Va benissimo, signora, grazie, glielo diciamo subito. Arrivederci. Arrivederci e se non ci sentiamo, auguri per il Natale. Tantissimi auguri anche a lei, altrettanto. Alla signora, grazie. Buonasera. Allora, è semplicissimo, prendiamo un filetto di baccalà, dobbiamo stare molto attenti a disiliscarlo tutto, praticamente a levare tutte le spine. Poi gli leveremo la pelle, praticamente questo qui, vedi? Gli leviamo la pelle, con il dito andiamo a cercare le spine e le eliminiamo, dopodiché andiamo a dargli una tritata con un coltello. Possiamo anche usare il mixer. Andiamo ad aggiungere del prezzemolo, dell'aglio, un pepe nero, un po' di pepe nero, del pane. C'è chi preferisce il pane ammollato, pane raffermo, c'è chi preferisce il pan carré. Aggiungiamo un uovo per far fare da collante e del parmigiano. E praticamente è la stessa cosa che fare le polpette di carne. Al posto della carne mettiamo il baccalà. Ok. Poi io consiglierei, una volta fatte le polpette a palline, lunghe, in qualsiasi forma, di dargli una passata al pan grattato senza uovo e di friggerle. Però sia ben attenta, signora, in olio d'oliva, in olio extravergine friggerle, non in olio di semi. Oh, benissimo. Pronto? Pronto. Buonasera, con chi parliamo, signora? Ciao, Angela sono. Angela, da dove ci chiami? Dalla provincia di Messina. Dalla provincia di Messina. Buonasera, signora Angela. Una amica da Ormina sono. Posto bellissimo. Oh, che bello, sì. Cara signora. Cara Angela, ecco, prima abbiamo tirato in ballo proprio voi siciliani. La Sicilia, appunto. Pesce stocco è tipico messinese. Aghiotta. Più che calabrese, sì. Aghiotta, diciamo che il procedimento più o meno si avvicina a quello che sta facendo lo chef. Ecco, lei come con lo fa? Con l'aggiunta di capperi. I capperi, sì. Capperi, sì, molta cipolla e sedano. I capperi, allora, svegliamo il retroscena capperi. I capperi ci sono. Capperi, i capperi sì. Noi ce li abbiamo questa sera, li avevamo aggiunti, cara signora, ma lei deve sapere che qui su Catanzaro si è sviluppato un nubifragio. Questi capperi si trovavano in una bustina, in una macchina nel parcheggio, sì. Cara signora. Sì. Soltanto che nessuno di noi, chiaramente, ha avuto il coraggio di andare a prenderli. Di uscire, perché per uscire nel piazzale ci voleva una barca questa sera. Ah, ecco. Quindi i capperi, non ecco, perché io lo devo dire, perché altrimenti il nostro Antonio è talmente preciso. No, è bravissimo. Grazie, signora, gentilissima. Quindi io, per non rovinarmi questa piega, capito? Io sotto l'acqua non ci sono andata, cara signora Angela. Ecco svelato il mistero dei capperi, perché Antonio li aveva previsti. E visto che non è andata a prendere i capperi, stasera niente sacrificio. Non mangio. Beh, poi tanto a me i capperi non piacciono tanto, quindi insomma, Angela, tutto è svelato, capito? Sì. E il sedano, dicevo, il sedano, sì. E
Per fare la pasta noi praticamente mettiamo più il concentrato di pomodoro per fare la ghiotta proprio. Assolutamente.